Senti, no? Allora? Sì, Raul, ti sentiamo, non ti vediamo. Dovresti avviare la videocamera, forse. Adesso? Va Perfetto. bene? Sì, benissimo. Comincio. Vai. Buon pomeriggio. Grazie a tutti per l'invito a partecipare a questo dibattito. La transizione sulla transizione verso un mondo incentrato su Asia e Cina hanno parlato molto. Il mio intervento sarà sul movimento sociale nell'America Latina. Per quanto riguarda la domanda che mi ponete, non posso e non voglio formulare linee o modelli strategici da seguire. Scusami per il mio italiano, è precario, precariato è la mia lingua. Nel mio lavoro di accompagnamento dei popoli in movimento, un concetto che uso perché mi sembra più appropriato in America Latina, mi limito a cercare di conoscere e raccontare cosa stanno facendo queste persone e questi gruppi sociali. Quello che mi pare di aver capito adesso in America Latina è che i popoli stanno seguendo cinque percorsi che proverò a spiegare brevemente. In questi 2 mesi sono stato in contatto con movimento in più di 10 paesi, contadini, indigena, popolazione delle periferie urbane. Considero il movimento indigena come un movimento basicamente ambientale per la difesa dell'ambiente. Primo, di 5 percorsi. Primo, una svolta interiore. L'armonizzazione tra le persone e con la natura c'è una priorità per l'ambito spirituale. Si va in gruppo nei luoghi sacri, lacune e montagne, per esempio, con medici tradizionali e piante curative per fare dei fuochi insieme e utilizzare gli incensi, grandi incensi, fuochi. Non si tratta di un'armonizzazione individuale, ma comunitaria. L'obiettivo di questa armonizzazione è prendersi cura della comunità, renderla più forte, perché la comunità è un principio di salute. Se la comunità è malata, se ci sono dispute e l'individualismo prevale al suo interno, le persone si ammalano. Negli quartieri delle città, nelle periferie urbane, non è possibile di stare a casa perché la casa è precaria. Non esiste la comunità, ma la parola di ordine è rimanere nel quartiere. Il quartiere è come la comunità. Secondo percorso, un approfondimento dell'autonomia sul cibo e l'acqua. La coltivazione di orti senza utilizzare sostanze chimiche e veleni e la diversificazione della produzione alimentare sono importantissime per l'autonomia di acqua e di cibo. Si preparano anche in alcune comunità prodotto per l'igiene. L'orto, la coltivazione di orti, anche la città, le periferie urbane. Questa è una tradizione relativamente nuova nell'America Latina, ma importante. In alcune città come Rosario, in Argentina, 1 milione di abitanti, hanno 700 orti, orti comunitari. Terzo, un aumento della dimensione territoriale o l'approfondimento delle radici nei territori da parte dei popoli e dei settori sociali.
Possiamo notare, per esempio, una tendenza all'approfondimento della dimensione territoriale anche del movimento femminista. Nel caso del Santiago de Chile, in Chile, dove l'assemblea territoriale sono più importante, anche nel movimento Mapuche e Zapatista, oppure tra quelle Nasa delle Colombia, ma la si vede nella città. A Santiago de Chile le donne hanno creato una rete di approvvigionamento alimentare femminista, e questo è per me una novità nella città. Le donne sono uno dei, come si hanno parlato, dei de due più importanti movimenti, un movimento contro il patriarcato. Questa rete di approvvigionamento alimentare femminista è parallela a una rete alimentare delle assemblee territoriali nel Santiago del Quarto, un'intensificazione della relazione tra los de abajo, le persone del basso, i settori popolari. C'è un rafforzamento della relazione tra gruppi urbani e rurali. Questa assemblea territoriale nel Cile, nella città, aveva una relazione diretta con i produttori rurali, senza intermediari. In alcuni casi si concretizza attraverso donazione, in altri con il baratto. Il baratto in questa pandemia è una relazione sociale importantissima, perché non esiste, d'una parte è una tradizione nell'America Latina, e d'altra parte è la possibilità di fare un intercambio di bene senza denaro, non capitalista, o per fuori del mercato capitalista. Popoli indigene e contadini forniscono, per esempio, cibo ai gruppi urbani. E questi gruppi urbani a volte ricambiano con prodotti per l'igiene. Questo è un baratto urbano-rurale, ma esiste un baratto molto importante rural-rurale. Non viene utilizzato denaro, come ho parlato, né si scambiano prodotti cui si attribuisce un valore uguale. Quello che importa è ciò di cui tutti hanno bisogno. Il bisogno è più importante che il valore. Non si scambiano un platano per un altro prodotto, pane, equalità di valore. Non esiste questa equalità di valore. Il bisogno è la questione più importante. Il valore d'uso dunque è dunque molto più importante del valore di scambio. Questo è una rivolta, una rivoluzione, già cominciata per i movimenti indigene, ma generalizzata non in tutta la società, ma in parti importanti della società. Il valore d'uso è dunque molto più importante del valore di scambio. 5. Ultima. Un ritorno alla vita semplice. Il buon vivir parliamo, ma questa vita semplice è un'opportunità chi donna, chi esiste per la pandemia. Basata nell'esempio sulla cura delle comunità per gli anziani, il baratto è cucina fatta in casa. Questa è la tradizione del movimento indigena, ma una parte grande del movimento indigena ha perduto questa tradizione e ritorna. Allora, quello che cambia il mondo, ciò che è veramente importante per conservare la vita sul pianeta, è costruire, creare nuovi legami sociali nei nostri spazi e territori. Costruire relazioni sociali non patriarcali e non coloniali, tra noi e con ciò che ci circonda, quello che chiamiamo natura. Vale la pena di ricordare però che il nostro mondo va difeso in comunità. La comunità è la relazione sociale più importante, è molto importante, è più importante
nel mondo popolare latinoamericano. Finalmente, i popoli in movimento sono la luce alla fine del tunnel. Tante grazie.